Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, questo video sta iniziando in ascensore e sto andando a prendere un dei fiocchi d'avena per fare poi dei bocconcini, dei premi per cavalli fatti in casa. E vabbè, è praticamente la seconda volta che esco, perché prima sono già andata a vedere alla Coop e in un altro negozio, ma non ce l'avevano. E adesso vado con mia madre in un posto e le chiedo se possiamo anche andare a prendere i fiocchi d'avena. Allora, eccomi qua. Iniziamo questa ricetta, veramente semplicissima. Allora, ci serve una ciotola, dei fiocchi d'avena. E finalmente li ho trovati. Poi ci servono delle mele e io le ho lavate per sicurezza. E ecco, oddio, ma questo qua ha una forma un po' tipo strana. Vabbè, poi ci serve una grattugia e ci servono le nostre mani. Ok, questi ingredienti sono veramente abbastanza semplici e dovrebbero averceli tutti. Ok, questa visuale dovrebbe andare abbastanza, oddio, bene. Iniziamo con il mettere i fiocchi d'avena e quando abbiamo messo la quantità che vogliamo cominciamo a grattugiare le mele. Io in questo caso ne ho prese due e per due mele 250 grammi di fiocchi d'avena, circa dovrebbe essere così. E aggiungete mele e fiocchi d'avena finché non vedete che l'impasto comincia un po' a essere un po' bagnaticcio, ma neanche troppo. Quando avete finito di impastare, cominciate con le mani a fare delle piccole palline, come delle polpette, non troppo grosse. Ed ecco che le vostre polpette dovrebbero sembrare così. Andate a infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. A parte il mega fail che ho fatto, però alla fine dovrebbero sembrare proprio così, un po' dorate e abbastanza croccanti.